Basta morti sul lavoro, senza sicurezza non c'è lavoro, non c'è dignità, non c'è vita. È questo il messaggio che arriva da Piazza Vittorio Veneto qui a Calenzano, dove CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una manifestazione per portare ancora una volta all'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro dopo la tragedia accaduta lunedì a pochi chilometri da qui al sito ENI, dove 5 persone hanno perso la vita. Le responsabilità sono di duplice tipo, per come la vedo io. Da una parte andrebbero fatte normative più stringenti, più controlli, più formazione, questo sul piano normativo. Da quell'altro c'è un problema politico. Il mercato del lavoro è stato regolamentato, frastagliato, è stato sfregiato, per cui ormai si è poveri anche lavorando, da una parte. Da quell'altra c'è un contesto in cui la povertà sta aumentando. Se io metto insieme povertà e lavoro precario e frastagliato, viene fuori una miscela esplosiva, per cui alla fine la gente accetta il lavoro purché sia, e se io accetto il lavoro purché sia, molte volte le cose che mancano sono proprio le condizioni di sicurezza. Succedono queste cose qui. La sicurezza, come ha detto il Presidente della Repubblica, deve diventare una priorità della Repubblica. Ecco perché oggi siamo qua. Siamo perché tutti quanti ci si impegna a fare la propria parte per dare una risposta a chi va a lavorare. Si va a lavorare per dignità, per civiltà e per portare a casa lo stipendio per vivere dignitosamente. Noi chiederemo alle istituzioni, agli organi di vigilanza di controllare molto di più di quanto fanno ora le imprese nella provincia di Firenze, a Firenze. Perché su 4 grandi tragedie che hanno caratterizzato il 2024, 2 ricadono sulla nostra provincia. Quindi bisogna fare qualcosa di più, vuol dire che c'è un segno che le nostre imprese hanno bisogno di essere controllate. 3.000 le persone che hanno preso parte alla manifestazione organizzata in concomitanza con lo sciopero generale di 4 ore. Il comune di Calenzano ha aperto un conto corrente per raccogliere fondi a favore delle famiglie delle 5 vittime. Dal palco ha preso la parola anche il governatore Eugenio Giani. In ogni lavoro, se andiamo bene a vedere, dobbiamo avere codici sempre più rigorosi e più mirati. In secondo luogo, mettere personale a controllare. Dobbiamo essere in grado di pianificare e anche di modificare da un punto di vista urbanistico i siti più pericolosi che ci sono. Insomma, occorrono tavoli di concertazione in cui fare gioco di squadra, tavoli dove individuare quelle che io sono direttrici che ho indicato, con misure sempre più forti, più rigorose e più attente a dare al lavoro quella priorità che gli riconosce nella sicurezza la Costituzione.